che si sente di là. Grazie Maurizio, e ricordo anche qui la necessità di una campagna di liberazione per il vicepresidente Jorge Glas, segretario. Voglio salutare anche Francesca Koch, che ho visto apparire a proposito di Casa Internazionale delle Donne, e do la parola. Grazie Francesca, di cuore, davvero, davvero, da subito a disposizione per iniziare questa, per costruire questa iniziativa. E non so se qualcuna di voi, qualcuno di voi, io vi prego di essere brevi, perché molto è stato detto, ma molto vogliamo sentire ancora da Manuela, quindi prego le persone intervenute di... Prego. Buonasera a tutti, io vi volevo dare una comunicazione a Rio de Janeiro, i compagni del Movimento Nazionale dei Lavoratori Senza Terra, l'MST, realizzano ogni anno un grande mercato dove riuniscono tutta la produzione dello Stato di Rio de Janeiro. Il mercato si chiama Fiera della Forma Agraria Sister Gages, è intitolata a un compagno nostro che è stato brutalmente assassinato nel 2013, e quest'anno abbiamo avuto molte difficoltà nell'organizzare appunto il mercato, perché con lo smontaggio dei diritti e delle, diciamo, delle istituzioni che avviene oggi in Brasile, è venuto anche a mancare il finanziamento pubblico dell'Istituto Nazionale per la Colonizzazione di Forma Agraria, l'INCRA, e quindi abbiamo dovuto costruire un percorso di autofinanziamento collettivo per, diciamo, riempire i costi del mercato, che soprattutto non solo è l'impianto del mercato stesso, ma anche il trasporto, che, diciamo, per zone, insediamenti agricoli che stanno in posti molto distanti dal centro città, c'è un costo molto alto. Quindi, insomma, vi vorrei chiedere, invitare a partecipare a questa campagna. Dobbiamo raggiungere la cifra di 17.000 reais, che sono in euro, sono anche di meno, 4.000 euro. E siamo già arrivati ad avere 8.000 reais, quindi manca veramente pochissimo. Io posterò sull'evento Facebook, diciamo, la chiamata. Comunque, se andate su catarse.bit trovate, diciamo, le informazioni per la campagna. Quindi questo, grazie, un saluto a tutti. Grazie, grazie. Allora, faccio un intervento che si ricorda anche a me nei discorsi da tutte voi. Più di 40 anni fa il grande Pasolini chiamava il nuovo fascismo la civiltà dei consumi, che già allora imperava nella nostra società, sì, intellettuale. Eppure, paradossalmente, la coscienza della forza del rapporto tra capitalismo e estrema destra, che chiamiamo fascismo, diciamo, questa coscienza ce l'hanno più appunto le persone che poi le conseguenze tragiche del capitalismo lo vivono in prima persona, quindi mi riferisco appunto ai paesi dell'America Latina, e in particolar modo ovviamente anche al Brasile. E dunque queste, diciamo, conseguenze tragiche sono più sono più realizzate da voi, ecco, appunto pensiamo al piano Condor, no? E ai colpi di stato militari che ci sono stati in America Latina. Quindi la fiducia, credo, almeno a livello così molto distintivo, che voi potete riporre nei governi occidentali, insomma, viene meno. Ecco. E invece la fiducia che riponete voi nei popoli europei, qual è? Grazie. E c'eri tu e poi c'era Vito. Allora, la mia domanda è una cosa che sembra molto grave, che purtroppo è stato, anzi mi sto accennando oggi, che è la questione di come si è pronunciato Bolsonaro per quanto riguarda il trasferimento dell'ambasciata
dottor Vive Gerusalemme. Questa è la cosa secondo me che è molto preoccupante, che non sta accennando lui, per sapere che cosa manda la pensione di questo aspetto, che noi seguiamo la nostra palestinese qua in Italia, cercando sempre di informarci, è una cosa che ci trova parecchio. E l'altra cosa volevo dire è che io c'ero in Brasile nell'86 quando c'è stata la costituente, e che mi ricordo benissimo che purtroppo il nostro congresso era molto reazionario in quel periodo, tanto che soltanto 6x6 deputati vicini operai e contadini sono stati eletti, e c'era una mancata ruralista che ha congresso di circa 140 persone compromesse direttamente con l'antifone in Brasile. Allora, penso anche un'altra cosa, che la storia brasiliana è una storia piena, che la gente non conosce, una storia piena di lotta sociale, partendo da sempre, dal punto di vista fino ad arrivare da vicino a Manuela, che è la guerra contestata, per esempio, e tante altre cose che Brasile presenta, e se uno va a conoscere, io credo che noi possiamo resistere, che abbiamo sempre resistito, da 500 anni che esistiamo. Tanto che mi ricordo bene, neanche dopo la Costituente del 88, mi ricordo anche le minacce dei militari in quel periodo, cioè era continua, e poi dovete camminare in certo modo, allora le date delle indicazioni, e abbiamo salvato e non superato, e adesso è un momento di lascia da fare. È vero che è spaventosa la cosa, non soltanto che l'incapacità governare, perché lo stesso procedimento che viene in Italia, un soldino, io che lavoro con l'immigrazione per esempio in Italia, mi trovo molto impegnato da questo punto di vista. Ma penso che come là e come qua credo che arriverà anche il nostro momento, e non credo che ci vorrà tanto tempo. Grazie. Questa nota di ottimismo mi sembra una buona cosa. Io vorrei chiedere, mi pare che il vicepresidente sia un militare, però qual è il ruolo dei militari nel nuovo assetto di governo del Brasile? Se c'è una piena consonanza con Bolsonaro o se c'è una dialettica interna, tra virgolette ovviamente, cioè, tutte le virgolette del caso. Cioè se sono veramente, se si può pensare che c'è il ruolo diretto dei militari nel mantenimento dello status quo come si è determinato dopo le elezioni. Buonissima domanda. Grazie. Prego. Poi tratto di parlare in italiano. Due domande. No, prima di tutto la mia compagna del comitato mi ricorda che oggi sono 9 mesi della morte di Marielle. No? Cosa possiamo fare noi brasiliani qui in Italia, non per cooperare, per andare avanti con questa lotta, no? E la seconda è una domanda è così, la gente molta gente non ha capito cosa ha successo davvero al Brasile con il movimento Lui No, no? Il No, no? E quale ha sido la importanza che è diventato questo movimento in Brasile, e se lei può parlare per noi. Discorri italiano. Io intanto voglio ringraziare tutti voi perché avete stimolato di me per questa riflessione, quindi vi ringrazio di questa giornata, ringrazio le compagne. E affido a poche righe una riflessione, però vi voglio consegnare, perché penso sia necessario insomma anche farla. In questi giorni in Italia, nelle sale, l'ultimo film di un celebre regista italiano, Nanni Moretti, il film si intitola Santiago. È un docufilm che ha al centro del racconto la drammatica fine dell'esperienza cilena di Allende. Ho sentito parlare di internazionalismo in questa sala e di popolo. Beh, a me è venuto in mente la prima internazionale di Marx, che era un'internazionale rivoluzionaria e di classe. Popolo per me è una parola molto generica, forse dovremmo usarla con attenzione. Beh, la prima internazionale di Marx appunto è un'internazionale in America Latina e qui in Europa, ad averlo dimenticato, morso, peggio negato.
Forse ci siamo fatti troppo ingredire, parlo della sinistra, dal parlamentarismo. Quando la sinistra vince le elezioni su un programma di sinistra e prova ad incarnarlo, non gli viene permesso. Allende gli ha dimostrato. Quanto è successo a Dilma e a Lula è una coda della storia sudamericana, non l'inizio. La vicenda del Brasile, chiudo, personalmente mi dice che forse a sinistra bisogna riappropriarsi della nostra cultura, quella di classe, riprendere in mano il marxismo e capire che questa società bisogna rivoluzionarla, non riformarla, impedire con la forza però che i Bolsonaro possano prendere per conto del grande capitale il controllo di un paese. Non è possibile difendere la classe a mani nude. La destra in Sud America non solo non ha preso il potere e non lo ha mantenuto a mani nude. Forse non dovremmo avere paura delle risoluzioni alle quali la teoria della nostra classe è raggiunta. Il proletariato, non il popolo, fa la rivoluzione e la rivoluzione non è un pranzo di gara. Compagni, dobbiamo recuperare per quanto riguarda l'idea di rivoluzione marxista o ci schiacceranno sempre. Grazie. Boa noite, obrigada, Manuela. Strategia di questa nuova sinistra per tornare a arrivare al popolo di sé. No, grazie. Questa è tenuta ovviamente sempre con questa manipolazione della prensa, della televisione e ovviamente con questo lavano il cervello alla gente che pochi riescono a tramite internet informarsi meglio. Per esempio noi che stiamo qua ci informiamo meglio e ci stiamo a combattere sulle reti sociali e ovviamente questo dovrebbero fare anche il popolo del proprio brasiliano. E per quello noi abbiamo nel nostro paese un vicepresidente detenuto, il vero presidente, per quello adesso è Ecuador, sinceramente. Sinceramente Ecuador è in dittatura e ovviamente il nostro appoggio al presidente Lula e anche noi chiediamo un riscaldo a Jorge Glass che è detenuto nel nostro paese dell'Ecuador e adesso non si capisce nulla, per quello noi stiamo a combattere sulle reti sociali e contro di questo governo dell'Ecuador e appoggiando a Lula. Buonasera. La mia domanda per Manuela è una grande preoccupazione che noi pare che quasi tutti i brasiliani ce l'hanno. Io in particolare ti voglio chiedere qual è il livello di sicurezza in questo momento tragico, terribile, che c'è il presidente Lula. In che modo è garantita la sua sicurezza? Perché tutto quello che sta succedendo a me mi preme il cuore, mi lascia, sono molto molto preoccupata, sono sempre stata preoccupata dal primo giorno che lui è entrato in galera e adesso con questo governo io non so che cosa succede. Io preferisco parlare in portoghese a minha pergunta é relacionada à realidade dos direitos que estão sendo retirados de nós, porque eu sinto nesse momento que a gente está sendo cercado por todos os lados, porque se você for ver tanto a educação quanto a saúde, quanto a previdência estão sendo privatizados, e isso tem uma possibilidade de acontecer nos próximos 4 anos. E eu queria saber, além da resistência, obviamente, que a bancada tem no Congresso, no Senado, quais são as outras formas da gente conseguir garantir que esses direitos não sejam completamente retirados de nós?
porque eu sinto que nesses próximos 4 anos a gente está diante de um problema gravíssimo, que é exatamente essa ascensão dessa direita, que não só desrespeita aquilo que a gente conseguiu todos os outros anos, como vai além da lei para conseguir o que quer. Então eu gostaria de saber quais são as estratégias para que a gente possa combater isso. Obrigada. Io devo velocemente chiedere quali sono le forme per evitare una ritirata totale dei diritti, visto che siamo circondati da questa ritirata dei diritti, da sanità, pensioni, eccetera. Quali sono le forme, la strategia per evitare che questo si compia ancora di più? Allora, volevo chiedere, nei possibili scenari futuri, quale probabilità c'è di un'autoporte e che cosa può comportare nel futuro? E poi a proposito di Fake News, volevo dire che io guasto come se danzano video. Grazie.